Datemi un pulsante e vi solleverò il mondo. Tra case che si autogovernano, droni e navi che potrebbero navigare senza equipaggio, l'automazione e la robotica sono le nuove frontiere di questa rivoluzione tecnologica in atto. Ma quali sono le menti intelligenti dietro delle macchine intelligenti? Ne parliamo con Stefano Besana, softwareista e programmatore. Buonasera. Allora, dunque, tu in pratica dici alle macchine cosa fare, no? Potresti definirti un insegnante delle macchine? No, non è un insegnare. Insegnare spieghi qualcosa a un essere, a un umano che può capire, che può avere una sua opinione, un suo parere. Programmare, tu gli dici semplicemente cosa deve fare, lui lo esegue, una cosa meccanica. Ah, ok, di preciso, come si chiama il tuo mestiere? Programmatore PLC, più comunemente chiamato il softwareista, il tecnico softwareista. Hai provato a spiegare alla tua nonna con che parole hai usato? Hai presente quelle macchine che fanno un po' tutto loro, che premi un pulsante, partono e fanno tutto loro? Ecco, io programmo quelle cose lì. E tua nonna che ti ha risposto? Ha risposto, poi non trovano più lavoro le persone. Tu pensi sia vero? Cioè, se arriverà un Eh? punto in cui le No. macchine sostituiranno il lavoratore? No, si semplifica il lavoro e si ha un operatore più specializzato che ha compiti di controllo e non di pura manovalanza. Questa è una barca intelligente, o almeno potrebbe esserlo se gli implementassimo un software PLC. Per esempio, potremmo impostargli un navigatore automatico, potremmo, però un navigatore automatico che tenga conto della profondità dei fondali, ad esempio, per evitare scogli, oppure che tenga conto delle indicazioni della marina, delle indicazioni meteo che arrivano via internet. Beh, oddio, già ce la vedo. Sì, sempre che non si sciolga prima. Ma fino a dove possono arrivare questi macchinari? Le applicazioni più complicate, così vai sulla robotica. Ma non è il tuo Vai campo. sulla. Eh? Non è il tuo campo. No, facciamo anche quello così. Non ho ancora iniziato, provato a programmare tutto Dai, un raccontaci di robot così. qualche tuo progetto, qualche progetto vostro della vostra azienda che, insomma, che si spinge su questi livelli. C'è la riservatezza di informazioni, non puoi dire più di troppo, Vabbè, eh. qualcuno già venduto magari. No, ci sono. Lavoriamo per aziende del settore del packaging, che fanno macchine con robot che prendono il gelato, il biscotto così e lo mettono nella scatola, così è tutto robotizzato. Ma nella nostra, secondo te, nella nostra quotidianità di tutti i giorni, c'è un qualcosa che si avvicina a questo? O ci sarà? Per ora la cosa più simile a un'automazione in una casa c'è la domotica. Tu dallo smartphone apri le tende, le chiudi, regoli la temperatura, antifurto col telefono, quelle cose lì. Un quarto alle 8 è mattina, è ora di svegliarvi. Ora, magicamente da sole, le tapparelle si alzano lasciando entrare poco a poco uno spiraglio di luce. Il riscaldamento si accende e perché no, in cucina parte una musica leggera, piacevole, di quelle che vanno bene al mattino. Vi piacerebbe? È già realtà. Ma fino a che punto le nuove tecnologie invaderanno le nostre vite? Si dice che tra gli insegnamenti che si danno bisognerebbe esserci anche un corso di programmazione. Per capire, per riuscire a parlare con questi nostri nuovi compagni di vita che sono appunto le macchine e la tecnologia. Tu ti trovi d'accordo? Se deve andare a fare manutenzione, a metterci mano al sistema, sì, ma alla fine si cerca di fare sistemi sempre più facili per l'utente. L'utente deve avere l'interfaccia più semplice possibile per far funzionare la macchina. Io ho un cliente che ti fa l'esempio, lui ce l'ha su con i Samsung così. Lui dice: per me le macchine devono essere come l'iPhone, è a prova di idiota, ecco. Ok, grazie mille, buona continuazione col tuo lavoro. Grazie. Ci vediamo. A presto. Chi di voi sa cos'è un algoritmo? Beh, in realtà un algoritmo è qualcosa di molto difficile da spiegare. In realtà ho una mezza idea, ma so che c'entra qualcosa con le macchine, qualcosa con l'informatica. So che è più di questo, ma non saprei comunque spiegarmi al di là di queste tre paroline. Però conosco qualcuno che per fortuna si è prestato a spiegarci bene che cos'è. Vediamolo subito. Ci sono quattro ragioni principali per l'interesse per scienza dei dati e data analytics.
La prima è che ogni attività umana è mediata da una macchina, da un computer di qualche tipo, che genera dati digitali che a loro volta riflettono il modo in cui i trasporti, le comunicazioni, la grande distribuzione o la medicina funzionano. La seconda è che gli oggetti diventano partecipanti alla rete, l'internet delle cose, nella misura in cui sono connessi e sono in grado di parlare tra di loro o parlare con la rete. Pensiamo agli edifici intelligenti, alla tracciabilità dei beni nella catena del valore, ma anche agli abiti o addirittura al corpo umano connesso. A fronte di questa disponibilità di dati, si sono allora sviluppati algoritmi e strumenti in grado di derivare valore dai dati. Li chiamiamo machine learning. In molti casi questi algoritmi hanno imparato a eseguire compiti umani in modo sovraumano. In altre parole, meglio di noi. Pensiamo al riconoscimento dell'immagine e del suono che si sono candidate a diventare compiti prettamente di macchine. Infine, questi trend indipendenti portano all'intelligenza artificiale, o l'embrione dell'intelligenza artificiale, e alla sostituzione dell'uomo anche in mansioni finora ritenute prettamente cognitive e quindi umane. Le auto che guidano da sole sono un buon esempio, hanno bisogno di dati, di algoritmi, di sensori, che assieme, in forma coordinata, assolvano a un ruolo umano meglio di noi. Dove stia andando tutto questo è molto difficile prevederlo per chiunque. Alcuni esempi pratici però rendono l'idea delle direzioni e li prendo dalla nostra esperienza recente legata alla mobilità. Negli ultimi mesi, per esempio, abbiamo definito una serie di reti neurali, sono algoritmi ispirati alla struttura del cervello umano, per prevedere gli incidenti stradali. Sfruttando una lunga storia di informazioni digitali su traffico e incidenti, gli algoritmi riescono a imparare e prevedere se su un tratto di strada ci sarà o meno un incidente nella prossima ora. E lo fanno con l'85% di precisione. Un'altra applicazione, per noi straordinaria è la capacità di prevedere su grande scala, e l'abbiamo testata su, tutta l'Italia, dove saremo tutti noi, tra un paio d'ore. Per fare questo sfruttiamo quantità colossali di dati telefonici e di social media che contengono al loro interno tutta la regolarità necessaria per insegnare ad una macchina a prevedere il nostro movimento collettivo futuro. Significa prevedere, non ricostruire, ma prevedere la mobilità complessiva di una nazione. E potrei continuare con molti altri, ma mi preme sottolineare però che anche noi che lavoriamo in questo settore siamo sorpresi dalla velocità e dalla fluidità in cui tutto questo si sviluppa. Siamo convinti che i prossimi 5 anni saranno molto turbolenti, ma anche cruciali, per definire dalla rosa quasi infinita di opportunità e opzioni quelle che hanno senso scientifico, economico, ma anche e soprattutto sociale e culturale. Beh, come avete potuto vedere, non è facile da spiegare neanche per chi se ne intende. L'algoritmo è qualcosa di sorprendente che ha cambiato le nostre vite fin da quando è stato creato e continua a cambiarle tuttora. Quindi, qualcosa che supporta questa mole di dati enormi che poi vengono registrati, cambiati, elaborati e che alcuni sistemi riescono a far arrivare all'85% di precisione soltanto con questo algoritmo e dei dati che ovviamente gli vengono inseriti. Sapere dove addirittura sarà una persona tra 2 ore sul livello nazionale è qualcosa di gigantesco, impossibile da immaginare. E quindi è una cosa molto, molto figa addirittura, anche a volte sì, potremmo dire che sapere dove sarò tra 2 ore potrebbe risultare molto, molto carino, soprattutto se a dirmelo sarà una macchina.